la stampa è una cosa importante e noi abbiamo una redattrice che scrive di noi sempre, tutti i nostri eventi lei scrive, perciò è un premio, magari a volte mettendosi anche contro, perché comunque quando scrivi di determinati argomenti non fa un piacere a tante persone, cioè quando parli con un Luigi Leonardi che doveva essere qui ma aveva problemi con la scorta, o con che ne so, con il colonnello Calcagni, che tra l'altro è il nostro ambasciatore, che ha una battaglia in corso contro il mondo militare, non è facile. Lei lo fa, continua a farlo, ci fa piacere, siamo riusciti con i suoi articoli ad arrivare anche sulla Gazzetta, e questa è una cosa simpaticissima, perciò io sono contenta che Sabrina Tempesta premi Silvia Castiglioni. E là c'è anche la motivazione, si trova. Sei la prima. Grazie, sono emozionata. Grazie. L'hai trovata? Quando Marinella mi ha chiamato ho pensato che stesse sbagliando, perché in realtà poi ho visto l'elenco delle persone che dovevano essere chiamate, ed erano veramente persone che dedicano ogni giorno la loro vita alla giustizia. E dunque, cioè adesso c'era ancora più. Mi ha fatto domandare perché anch'io, io cerco naturalmente di seguire le battaglie, sono battaglie meravigliose, e poi pensandoci, ognuno di noi fa le sue battaglie, tutti i giorni ci sono battaglie molto in vista, in mostra, e altre che ci teniamo dentro il cuore, che a volte sono comunque ugualmente difficili. E quindi forse parlando delle loro lotte diamo anche un po' di coraggio alle persone per svolgere tutti i giorni il loro compito, che non è comunque facile. Quindi grazie mille anche a nome della redazione di Milano al Quadrato, e ci proviamo insomma a fare questo, a svolgere questo compito. Intanto, allora, la motivazione è per scrivere senza paura di ogni tipo di violenza. Grazie. Sì.